Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Finalmente dopo una lunga attesa sono qui per parlarvi di lui, di Huawei Honor 9, il successore di Honor 8 uscito già da qualche mese. Non è un prodotto recente, non è un prodotto che attira in questo momento ovviamente, però voglio parlarvene ugualmente perché ho intenzione di portarvi un video ancora più atteso di questo, ovvero un confronto tra Honor 9 e Honor 8, che come sapete è il mio smartphone personale, quindi se vale la pena acquistare uno o l'altro e viceversa. Però per portarvi questo confronto voglio che questo video arrivi a 50 mi piace, quindi mi raccomando ragazzi, spolliciate a più non posso, mettete like, commentate, fatemi sapere che ci siete e fatemi sapere se volete questo confronto tra Honor 9 e Honor 8. Bande alle ciance ragazzi, prima di cominciare con il video, oltre a lasciare like vi invito anche a iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e a commentare qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate. Adesso possiamo cominciare subito a parlare di Honor 9. Allora ragazzi, partiamo subito da uno degli aspetti che mi ha convinto di più in assoluto di questo smartphone, ovvero il design. In questo momento io ho inserita una cover in plastica, che è una cover che troverete in plastica rigida, che troverete all'interno della confezione di vendita. Adesso la vado a togliere anche perché è abbastanza bruttina e graffiata anche da chi ha provato lo smartphone in precedenza, e vi faccio vedere lo smartphone da vicino. Come vedete è un dispositivo veramente molto bello, elegante, dalle linee morbide, dalle forme molto sinuose. È veramente un piacere utilizzarlo, oltre che guardarlo, tenerlo in mano si tiene veramente benissimo grazie a questi bordi stondati e alle dimensioni particolarmente contenute. Non è assolutamente un padellone, quindi l'usabilità è veramente garantita al 100%. Ovviamente è molto scivoloso perché è fatto di vetro sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, tranne i bordi che sono in metallo se non sbaglio. Basta mettere una cover, che io dico che sia obbligatoria in tutti gli smartphone, però ovviamente a maggior ragione in uno smartphone come questo Honor 9. Nella parte frontale, oltre ovviamente la camera anteriore, la capsula auricolare e i classici sensori, troviamo anche il sensore di impronte digitali, che permette di sbloccare il dispositivo in modo fulmineo. È veramente spettacolare questo tasto ragazzi, perché non è un tasto fisico, è soltanto incavato all'interno del vetro anteriore, ma funziona veramente benissimo come potete vedere dalle immagini che vi lascio in sovraimpressione. Il telefono si sblocca immediatamente, fulmineo, spettacolare, è un piacere utilizzarlo e si sblocca 10 volte su 10. Tramite questo tasto potete inoltre andare a navigare all'interno dello smartphone e potete implementare al suo interno praticamente la barra di navigazione classica che avete negli smartphone, quindi la possibilità di tenere premuto e tornare alla home, di cliccarlo una volta e di tornare indietro all'interno dell'applicazione che state utilizzando, oppure di andare a swipeare o a destra o a sinistra per andare ad accedere al multitasking. Il display è un'unità Full HD 1920x1080 pixel da 428 ppi, è un classico IPS LCD, quindi i neri non sono così neri, i colori comunque in questo caso sono abbastanza vivaci, anche se non molto saturi, e questo va a gusti. A me piacciono i colori un po' più saturi, quindi il display sicuramente non mi ha convinto al 100%, ma non perché non sia buono, anzi tutt'altro, è un display veramente molto bello, si utilizza bene, si vede benissimo sotto la luce del sole, i colori sono come detto abbastanza vividi anche se non troppo. Una cosa che ho notato, che penso sia una questione di taratura che è stata fatta quando appunto è stato progettato il display anche a livello software, è il fatto che tenda troppo ai colori caldi. Questa è una cosa che ho notato soprattutto rispetto ad Honor 8, ma per qualsiasi confronto tra Honor 9 e Honor 8, ragazzi, vi ripeto, 50 mi piace e vi porto subito il mega confronto. Come gira questo Honor 9? Funziona bene? È scattante? È veloce? È stabile? Ebbene sì ragazzi, proprio così, non c'è nulla da dire, grazie al suo Kirin 960 accompagnato in questo caso da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, e con possibilità di espanderli addirittura fino a 256
256 GB è uno smartphone molto veloce, non si blocca mai, ci può essere qualche micro lag ogni tanto, ma penso sia una questione più software, che non è ottimizzata al massimo. La MIUI non è mai stata proprio fulminea rispetto ad esempio ad un Android stock che possiamo trovare su un Pixel o su un OnePlus, però ripeto ragazzi, è veramente molto veloce, si gira bene all'interno dello smartphone, tra le impostazioni, tra le varie app si naviga egregiamente, e grazie ai 6 GB di RAM possiamo tenere tante applicazioni in background perché gireranno senza alcun tipo di problema. La navigazione su Chrome, sui browser più pesanti, è ottima. Come vedete, sono andato su Repubblica, che è un sito molto pesante, e le pagine, le immagini si aprono senza difficoltà, pinch out, pinch in, pinch to zoom, insomma tutto gira liscio, ed è veramente una garanzia a livello di fluidità e di stabilità soprattutto del sistema, perché non ho mai avuto un crash anche con le applicazioni più mal ottimizzate della storia come Facebook e Messenger. Per quanto riguarda la batteria non mi soffermo più di tanto perché è una questione secondo me molto soggettiva. Per quanto riguarda il mio utilizzo, mi sono trovato veramente molto bene, ho raggiunto ottime prestazioni, arrivando anche a 5 ore e mezza, 6 ore di schermo, 6 ore e mezza di schermo, e soprattutto sono riuscito a coprire anche più di una giornata, però con un utilizzo diciamo medio-alto, non proprio altissimo, non intenso al 100%. Se invece utilizzerete il dispositivo fuori casa tutto il giorno, 4G, Maps, cambio celle continuo, il dispositivo comunque vi arriverà a sera senza alcun tipo di problema. Ottimo anche per quanto riguarda l'autonomia. E passiamo ragazzi alla fotocamera. Qui abbiamo una doppia camera con un sensore da 20 megapixel RGB classico e uno invece da 12 megapixel per l'effetto bokeh, quindi per dare profondità alle nostre immagini. Funziona bene il secondo sensore, vi lascio qui qualche scatto che ho fatto in questa modalità, quindi con lo sfondo sfocato, e devo dire che mi ha convinto abbastanza, anche se certe volte tende troppo a sfumare lo sfondo e a prendere anche parte dei bordi dell'immagine che abbiamo in primo piano. Ad ogni modo è veramente molto carino, mi piace molto questo effetto e lo utilizzo spesso. È presente la stabilizzazione però soltanto digitale, quindi via software, può registrare video fino al 4K a 30 frame per secondo, che io non utilizzo per la questione che vi ho detto prima, perché secondo me il 4K ancora oggi è inutile. Per quanto riguarda i video in full HD a 60 frame per secondo, girano bene, nessun problema. Vi lascio qui un sample che ho fatto, una registrazione di prova, l'ho fatta di sera perché secondo me è il banco di prova più importante per uno smartphone. Devo dire che a parte qualche rumore video dato dal fatto che lo smartphone si deve adattare a livello di luminosità a quello che lo circonda, perché ovviamente c'è poca luce in questi casi, come fluidità diciamo della registrazione sono rimasto abbastanza soddisfatto, quindi sono dei buoni video. Ovviamente non c'è paragone con un video fatto di giorno in condizioni di luce molto molto buone e favorevoli alla fotocamera. Parlando invece di software, in Honor 9 è presente Android 7.0 Nougat con la MIUI 5.1, ovvero il sistema operativo personalizzato di Huawei e Honor. Ci sono alcune chicche, alcune opzioni che mi sono piaciute moltissimo, come il controllo movimento, quindi la possibilità di andare a silenziare o abbassare progressivamente il volume di una chiamata che riceviamo o di una sveglia che suona, andando a prendere il telefono in mano, e viene riconosciuto questo grazie all'accelerometro presente nello smartphone, oppure la possibilità di andare a fare dei segni con la nocca della nostra mano per andare a dividere lo schermo a metà, che è la funzione implementata su Android Nougat, cioè lo schermo diviso per utilizzare due app contemporaneamente. Ci sono anche altre chicche, come per esempio il fatto che lo schermo si illumini automaticamente alla massima luminosità quando vede che c'è molta luce, grazie al sensore di luminosità, che tra l'altro funziona abbastanza bene, è più reattivo rispetto che su Honor 8,
Però ragazzi, anche in questo caso non posso dirvi altro perché sennò il video confronto non avrebbe senso. C'è anche la possibilità dell'opzione App Gmail, che è una delle migliori cose presente nel software della MIUI, perché dà la possibilità di sdoppiare, praticamente di creare una copia di applicazioni che sono soltanto tre quelle supportate al momento, ovvero Facebook, WhatsApp e Messenger, e quindi dà la possibilità di avere dei doppioni per andare a inserire altri account. Molto molto comodo. Ebbene ragazzi, siamo giunti alle conclusioni. Cosa dirvi di questo Honor 9? In questi minuti ve ne ho parlato in maniera positiva e non posso che confermare che mi ha soddisfatto molto. Mi piace tantissimo come smartphone e lo consiglierei a tutti per l'acquisto, soprattutto nel rapporto qualità-prezzo, che è davvero eccezionale. Attualmente su Amazon si trova a 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino, sui 350-340 euro, ma ci sono alcune offerte anche a 330 o 320 alcune volte. Vi lascio il link per l'acquisto qui sotto in descrizione e ve lo consiglio al 100%, perché ancora oggi nella sua fascia di prezzo, per quello che offre, secondo me è imbattibile o comunque uno dei migliori in assoluto. Bene ragazzi, questo era quello che dovevo dirvi su Honor 9. Io spero che questo video vi sia piaciuto, pertanto vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Vi lancio nuovamente la sfida che vi ho detto all'inizio video, ovvero a raggiungere di 50 mi piace a questo video, vi porterò il super confronto tra Honor 9 e Honor 8. Dunque ragazzi, non mi resta che salutarvi e a darvi appuntamento al prossimo video. Se ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social network, trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Vi saluto, ci sentiamo alla prossima, ciao.